Oggi andremo a scoprire questo fantastico materiale, l'ardesia. Andiamo a scoprire cosa possiamo fare con questo materiale. Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi vogliamo scoprire l'ardesia. L'ardesia è un materiale che viene utilizzato spesso anche nella ristorazione, vengono utilizzati come piatti. L'utilizzo di questo materiale è sempre più costante. Vedo diversi locali che lo stanno utilizzando e soprattutto nell'ambito laser viene utilizzato spesso, soprattutto per inserire loghi dell'azienda. Io andrò a realizzarci un orologio creato con l'ardesia con qualche tocco di legno. Ora vi faccio vedere su Lightbarn com'è la realizzazione e vediamo un po' cosa ne salta fuori. Benissimo, eccoci su Lightbarn. L'idea è quella di realizzare un orologio sull'ardesia. Ho pensato a un orologio perché è un progetto, diciamo, facile da realizzare, ma più che altro è giusto per farvi capire e conoscere questo materiale, come utilizzarlo e che impostazioni dargli. In questo caso nel mio laser, vi ripeto che ho un Sculpfan S9 da 5,5 watt, mi ho dato come impostazione un 900 mm al minuto e un 45% di potenza con un solo passaggio. Ho fatto delle prove, secondo me in questo caso è la soluzione migliore. Ci sono anche dei trucchi, diciamo, per dare più effetto alla laseratura. Io in questo momento non ce l'ho, però ho visto delle prove e dà un bel effetto. Si usa l'olio di lino, praticamente si spalma questo olio di lino sull'ardesia, lo si tira con uno straccio e poi si fa la laseratura sopra. Dà un effetto molto più scolpito. Magari se qualcuno vuole vedere qualcosa di più accentuato può utilizzare l'olio di lino. Ora vi faccio vedere passo per passo come viene fuori il tutto. Allora, ritornando a noi, l'idea è quella di laserare con un solo passaggio questo orologio sull'ardesia e poi ho realizzato una specie di mandala da inserire, lo evidenzio giusto per farvi capire, scusate, lo sposto, ok, da inserire qui per abbellirlo un po', fatto in legno. Questo ovviamente verrà tagliato e verrà fuori così. Inoltre ho ripreso tutti i numeri dell'orologio e vorrò intagliarli e inserirli come materiale in legno sopra le varie numerazioni, qua sopra questi numeri romani. Comunque, ora passiamo al laser, vediamo il primo passaggio in ardesia come viene e poi valutate anche voi se ne vale la pena o no. Benissimo, eccoci sulla macchina. Io ho realizzato una specie di stampo sotto per sapere l'esatta posizione dove devo inserire il mio piatto in ardesia. Ovviamente con una telecamera questo problema non ci sarebbe, il centraggio sarebbe fatto subito con la telecamera. Potrebbe essere spunto per un prossimo video. Che ne dite? Magari scrivetelo pure qui sotto nei commenti se vi può interessare l'inserimento di una telecamera sulla nostra Sculpfan S9. Un attimo che sistemo qui, che porto un attimo la protezione. Ovviamente io ve lo sto facendo a protezione aperta, però consigliatissimo, chiudete, aspirazione e air assist. Ovviamente io lavorerò con l'air assist. Ora io lancerò il video e andrò fuori dalla stanza e appena concluso rientrerò per non respirare tutti i fumi. Mi raccomando, protezione chiusa. Questo box io l'ho acquistato su Amazon, se lo volete vi lascio il link qui sotto nella descrizione. Funziona benissimo, non c'è nulla da dire. Comunque andiamo avanti con il nostro video. Ora inserirò il piatto e procedo alla laseratura.
Benissimo, mi sembra abbastanza centrato. Speriamo che venga fuori perché ho solo un piatto. Ok, procedo ora. Facciamo un frame per sicurezza. Benissimo, partiamo. Benissimo, ora procediamo con la seconda parte, il taglio del mandala. Ecco, anche la seconda parte è finita. Bene, come vedete la laseratura è venuta anche fin troppo bene. Come vi dicevo, se volete evidenziare di più la laseratura, basta che inserite l'olio di lino prima di laserare il pezzo. Per quanto riguarda il discorso delle lettere romane, non andrò ad incollare dell'MDF sopra, perché sono già belle così. Ho creato questo mandala, come vi ho fatto vedere nel video, che andrò a inserire qui. Farò un foro in centro e inserirò l'orologio. Ora incollo il tutto e vediamo un po' come va a finire.
Ecco, ora aspettiamo che si asciughi, facciamo un foro con la punta del trapano e inseriamo la meccanica dell'orologio. E noi ci vediamo fra qualche secondo. Ed ecco l'orologio finito. Direi che l'effetto non è male. L'unico accorgimento è che ho dovuto fare un buco qui con il trapano. Ho utilizzato una punta da 6, ho forato, non ho avuto nessun tipo di problema. Pian pianino l'ho forato senza nessun problema. Un altro accorgimento, come vi dicevo, secondo il mio punto di vista, per evidenziare ancora di più queste scritte, questi numeri romani, consiglio l'olio di lino, in maniera che venga più marcato, lo vedete più marcata la scritta. Ecco, tutto qui. Oppure fate a riempimento, poi valutate voi. Comunque, a me già sta bene così, però se volete qualcosa di più marcato, passate dell'olio di lino sopra con uno straccio e poi procedete alla laseratura. Come vedete, qui ho inserito un mandala tagliato a laser con dell'MDF da 3 mm, giusto per riempire un po' l'orologio. Niente, oggi continuo ad avere problemi con la fotocamera che mi si chiudono i video da soli. Comunque stavo dicendo che l'effetto praticamente dell'ardesia è molto molto veramente molto bello. Provate ad immaginare, magari utilizzarli come sottopiatti, farci un vostro logo, un vostro disegno da presentare anche quando avrete un pranzo in famiglia. Questa è un'idea, è fattibile utilizzando un laser da 5,5 watt senza nessun problema. Come avete visto, mi ci sono volute circa 2 orette. Non vi ho fatto vedere tutto perché purtroppo la telecamera del mio telefono si è surriscaldata e ha spento il video a metà della laseratura. Mi dispiace non essere riuscito, ma purtroppo quelli sono i mezzi che attualmente utilizzo. Comunque, più che il progetto dell'orologio, volevo farvi vedere che con questo laser si può anche utilizzare l'ardesia. E come vedete, sono veramente soddisfatto di come ha inciso sull'ardesia. Mi piace molto e penso che farò altri progetti con l'ardesia. Sono un attimo a valutare, vediamo un po' questo video se può interessare creare altri progetti con l'ardesia. E penso che creerò un video anche con i plexiglass. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, l'abbiate trovato interessante. Mi raccomando, chi non si è iscritto, perché vedo che ci sono molti non iscritti che guardano i miei video attualmente, chi non si è iscritto che si iscriva al canale per ricevere nuove notifiche cliccando sulla campanellina e un bel like. Mi raccomando, perché ho delle grosse novità da farvi vedere. Le sto un attimo collaudando e potrebbero essere molto interessanti per chi utilizza il laser. Noi ci vediamo con il prossimo video e ciao a tutti, ciao!